Amore e pace, Assisi, Rocca Sant'Angelo, comunità famiglie di Betlemme. Alla scoperta del mondo è un tema che potremmo trattare a due livelli. A livello geografico, l'umanità nel tempo ha scoperto su quale pianeta si trovava, e poi lo tratteremo anche a livello personale. Ognuno di noi individualmente, crescendo, si accorge del mondo in cui vive, per arrivare poi a due argomenti molto particolari: la fine del mondo e la guerra mondiale, in cui ahimè ormai ci siamo caduti. Alla scoperta del mondo, a scuola studiavamo di Marco Polo, dei suoi favolosi viaggi verso la Cina, i viaggi di Marco Polo raccontati nel libro Il Milione, che fu scritto quando si trovava poi in carcere e che poi ispirò i viaggi di Cristoforo Colombo. E qui ci troviamo nel 1492, inizio dell'età moderna. Poi più avanti, nel 700, i viaggi di Cook, che circumnavigò la Terra esplorando l'Oceano Pacifico fino alle coste dell'Australia. Questi argomenti ci affascinavano. Il Signore disse alla prima coppia: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. Per riempire la terra dalla zona originaria in cui il Signore fondò il primo nucleo, la Mesopotamia, la gente si doveva espandere, viaggiare, scoprire man mano. E questo ha fatto anche correggendo delle distorsioni delle idee che aveva la terra, come è fatta, dove finisce. Si pensava che finisse con le colonne d'Ercole allo stretto di Gibilterra, dove si toccava e si tocca tuttora il Mediterraneo con l'Oceano Atlantico, e secondo le credenze di allora le due colonne d'Ercole, su cui c'era scritto non plus ultra, cioè più di qua non potete andare, e difatti si pensava che oltre quel limite l'umanità non si potesse addentrare. Dante, nella sua Divina Commedia, racconta di Ulisse che convince i suoi marinai a spingersi oltre le colonne d'Ercole, e poi viene un turbine che travolge le imbarcazioni. Una parabola delle pretese umane di addentrarsi sempre più in conoscenze scientifiche e in esperimenti che ci portano lontani alla perdizione, in fondo, lontani dalla nostra essenza umanitaria. Come è fatto il mondo? Tempo fa ho incontrato una signora che diceva candidamente, e forse con un po' anche di vanto, di essere terrapiattista. Cercato di informarmi su queste persone, questi complottisti che sono convinti, no, che la terra sia piatta, ho cercato in un primo tempo di obiettare qualcosa, poi mi sono reso conto che non era il caso, perché se uno è convinto di una cosa e gli piace pensare una cosa, non si smuove. I terrapiattisti dicono la terra è piatta, e va bene, beati loro. Però più interessante di queste argomentazioni è un'altra domanda, non tanto come è fatto il mondo, ma com'è il mondo. E qui la parola di Dio ci dà delle risposte un po' severe, anzi molto severe. La scrittura dice che il mondo sta sotto il diavolo. Questo non ci piace. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, ha scritto a proposito della cura della casa comune, una visione del mondo come una casa comune, in realtà è una coabitazione temporanea, e un bel giardino da preservare. Il primo Papa, San Pietro, nella sua seconda lettera, scriveva che la terra e tutte le sue opere passeranno, saranno arse, e quindi più che una casa comune è una provvisoria coabitazione di due gruppi di umanità.
i pii e gli empi, l'erba buona, il grano e l'erbaccia. Il concetto biblico non è di casa comune, è di una provvisoria coabitazione che poi cambierà, perché la terra del futuro sarà abitata dai miti. Gesù ha detto: i miti possederanno la terra, i pacifici, e così via. È importante poter rimettere a fuoco la visione della parola di Dio su questo mondo. Perché? Per saperci come muovere, come reagire alle sollecitazioni di questo mondo che vuole preservarsi. Parla, adesso la medicina sta cercando l'elisir di lunga vita, il famoso mito dell'immortalità. Solo che ognuno di noi, che a fatica abbiamo il coraggio di pensare che quel mondo nostro, che siamo ognuno di noi, finirà con la nostra morte, figuriamoci se vogliamo parlare della fine del mondo, che per i primi cristiani, che però su questo mondo non ci stavano bene, era un bel messaggio, perché sapevano che nonostante le persecuzioni che si succedevano, quante persecuzioni nella storia, e ci sono ancora, alla fine il loro Signore avrebbe vinto, e loro avrebbero vinto con insieme a Cristo, che sarebbe tornato a giudicare i vivi e i morti per regnare con un regno senza fine. E allora è bello tornare a queste scoperte, perché un'altra scoperta è questa qui, che questo mondo finirà, lo dice Dio, lo dice la parola di Dio, l'ha detto Gesù. Quanti discorsi ha fatto Gesù sulla fine del mondo, parlando proprio letteralmente della fine del mondo. Tanti preti non ne vogliono parlare, e perché? Sarebbe interessante approfondire questo perché. Marcello Ciai, il profeta che ha fondato questa comunità, nelle sue profezie scrive: tanti preti, grazie a Dio non tutti, dicono in cuor loro: il padrone tarda a venire, il Signore tarda, chissà quando ancora. E si mettono anche loro a mangiare, a bere, a divertirsi, a fare l'amore, a comprare, a vendere e a litigare. Cioè, chi in questo mondo ci sta bene, no, non gli piace parlare che finirà. Invece finirà, il Vangelo è questo, il Vangelo prospetta questa fine che per chi ama Gesù e lo vuole seguire fino in fondo è una bella notizia, per il mondo è una brutta notizia, perché tornerà a giudicare e il giudizio sarà imparziale e veritiero. E qui dobbiamo anche realisticamente prendere atto di questa guerra mondiale iniziata, in cui ci troviamo già dentro, solo che i notiziari ce la rivelano man mano, gradualmente. Sì, ci stiamo abituando che i grandi della terra stanno già prospettando il lancio di armi atomiche. Ci stiamo abituando come se fosse una cosa normale, eppure questa visione di quello che è il mondo agli occhi di Dio ci fa capire che il tracollo, la fine del mondo sarà piuttosto una implosione, perché il mondo è come una melamarcia in cui ci sono tanti vermi dentro, troppo peccato, troppa perversione. Il mondo implode sulle sue perversioni. Guerre in corso, sentiamo i notiziari, le stragi a Gaza, oppure in Libano adesso, e la cosa non finisce e non finirà. E normalmente i notiziari danno notizie dei feriti, dei morti, dei bambini. Quanta cura per i bambini, ma quanti aborti, quanti feti, ogni 2 secondi c'è un aborto al mondo. Ma di questo non si parla, perché è una cosa lecita, garantita dalla religione medica, i cui sacerdoti hanno tanto di camice bianco. Ecco, di quello non si parla, purtroppo, ma è giusto parlare di bambini che muoiono sotto le bombe, non deve essere. Però
a fronte delle tragedie che passano sulle nostre case, sulla nostra pelle, ci sono tragedie morali, tragedie spirituali che non vengono dette, perché questo mondo ha rifiutato Dio, l'Iddio della rivoluzione ebraico-cristiana, e questo è anche il problema per cui quella guerra arabo-palestinese non avrà mai fine. C'è un odio secolare cucito su un doppio rifiuto da parte degli ebrei del Messia loro, che è già venuto in Gesù Cristo 2000 anni fa, da parte degli islamici di Gesù Cristo, che descrivono in una maniera offensiva e di cui negano addirittura che sia morto in croce. Ecco, queste due posizioni in collisione una con l'altra, ma è l'idea di un mondo che globalmente si è allontanato da Dio. Che possiamo fare alla luce di queste informazioni? Ma pregare, e dice San Pietro nella sua seconda lettera, comportarci in una maniera controcorrente, uscire dalla logica e dal comportamento di questo mondo e portare avanti questa utopistica, agli occhi del mondo, aspettativa del nostro Signore che viene. In fondo ogni cristiano lo dice ogni volta che dice il Padre nostro, venga il tuo regno.